Io rimango meravigliato del dibattito che ho trovato rientrando dopo alcuni giorni all'estero. Dico che di fatto la legge questo lo consente e su questo non trovo nulla di strano. Quello che penso è che questa non sia la massima emergenza oggi nella città di Fano. Diciamo sempre che non ci sono i soldi per i servizi sociali, che non ci sono i soldi per chiudere le buche, che non ci sono soldi per i dipendenti del comune per magari ampliare alcuni servizi. E poi vediamo che l'idea del sindaco è quella di assumere per chiamata diretta un suo segretario personale capo di gabinetto, ruolo che fino ad oggi lo sta svolgendo un funzionario interno, come del resto è successo quando io ero stato sindaco per 10 anni. Un'amministrazione dopo un anno di insediamento dovrebbe essere proprio nel pieno del suo fare, del suo entusiasmo per risolvere i problemi della città. Invece io assisto continuamente ad un dibattito tutto interno su a chi dare incarichi, chi collocare in giunta o alla presidenza del consiglio. Adesso addirittura si parla di aumentare la giunta a 7. Ecco, io credo sinceramente che questa sia una giunta ormai alla frutta e che se è votato appena poco più di un anno fa, quindi sono alla fine dell'antipasto, ma sono già di fatto alla frutta.